adesso siamo in una fase che va anche interpretata, sono d'accordo con le considerazioni che faceva il professor Lopalco, cioè noi assistiamo ad una fase critica dove però timidamente si affaccia un segnale che possiamo considerare positivo, possiamo considerare, non dico incoraggiante, però un segnale di lieve abbassamento della curva dei contagi che non deve farci abbassare la guardia, non deve farci ridurre in una condizione di vacuo ottimismo. Bisogna insistere con le misure che sono state previste. Il governo ha messo in campo tante risorse. Attualmente, diciamo, noi non siamo nella condizione che, non vorrei qui fare dei paragoni con altre situazioni fuori dall'Italia, dove addirittura si è arrivati a immaginare misure selettive di sostegno sanitario. Noi stiamo lavorando per tutelare tutte le fasce della popolazione, tutte le fasce anagrafiche. E in un momento estremamente critico che ha bisogno di una grande concordia nazionale, per questo l'appello che ieri ha fatto anche il segretario del PD è importante anche in relazione alla discussione sulla legge di bilancio, a come affrontare questa fase senza insomma, mettendo un po' un attimo da parte quelle che sono i possibili vantaggi propagandistici di una parte o dell'altra. E cercare di affrontare questa fase con una grandissima convergenza di obiettivi, perché altrimenti non ce la facciamo a vincere quella scommessa che è quella di evitare il lockdown, cioè un fermo generalizzato che avrebbe naturalmente una ricaduta pesantissima sull'economia. Noi dobbiamo cercare di evitarlo. Naturalmente in estrema ratio c'è anche quello, ma è proprio, diciamo, la misura che però se ci Teniamocela mette. proprio come ultima chance, dice lei, Ma naturalmente certo. sì.